mi hanno affidato il compito di chiudere questa diretta streaming. E allora la prima cosa che io voglio dirvi è che questa battaglia che ci vede per la prima volta tutti uniti per bloccare la riforma del MES è soltanto il primo passo di un percorso che noi vogliamo fare insieme, che dobbiamo fare insieme, per liberare l'Italia da questa Unione Europea che impone austerità, impone obblighi, ma poi in un momento anche di emergenza nazionale come questo è assolutamente latitante. Allora, in questo percorso che noi vogliamo fare insieme, dobbiamo però tener presente che la resistenza maggiore che troveremo è la convinzione diffusa che non ci siano alternative né a questa Unione Europea né a questo modello economico neoliberista. E perché c'è questa convinzione diffusa? Perché la paura ha preso il sopravvento. Perché la paura è diventata il braccio armato di questo sistema che blocca qualunque cambiamento radicale. E allora noi dobbiamo porci una semplice domanda: come noi possiamo risvegliare da questo torpore, da questo senso di impotenza? Io credo che noi abbiamo ora di fronte 5 sfide importanti nei prossimi mesi. La prima sfida: noi dobbiamo concentrarci sulle soluzioni, sulle alternative, dobbiamo avere una visione condivisa, perché non basta dire soltanto no al MES, no a questa Unione Europea, no a questo modello economico neoliberista, ma dobbiamo trasformare la nostra resistenza in una direzione condivisa. La seconda sfida a cui noi siamo chiamati è la radicalità delle nostre posizioni e della nostra visione. Dobbiamo andare fino in fondo, costi quel che costi. La Brexit ha vinto perché hanno portato avanti fino in fondo le promesse che avevano fatto ai cittadini, nonostante tutte le difficoltà e nonostante l'opposizione di Bruxelles. Ecco, noi abbiamo bisogno di questa svolta radicale. È finito il tempo dei compromessi, dei tentennamenti e delle ambiguità. Chi è contro la riforma del MES non può appoggiare questo governo. La terza sfida a cui noi siamo chiamati, molto importante, è il superamento degli individualismi, perché fa emergere le qualità peggiori dell'essere umano. Allora, se noi avremo una speranza di riuscire in questa battaglia, che è una battaglia epocale, sarà perché forse questa crisi ci avrà portato talmente in basso che avremo capito finalmente che l'unico modo per risalire la china è quello di sentirci parte, tutti parte di un unico destino, e avremo allora imparato a condividere, a cooperare, e dovremo anche iniziare a fare rete con chi nel mondo già sta sperimentando modelli economici virtuosi. E per raccogliere questa sfida della condivisione, lasciatemi dire che bisogna fare leva sulle qualità femminili, su quel pensiero femminile che in ciascuno di noi, anche negli uomini, che porta con sé il valore della vita, della rigenerazione e appunto della capacità di condividere. Quarta sfida che abbiamo di fronte è il carisma collettivo. Io credo che sia finito il tempo della leadership sola al comando, fa parte del passato questo. Invece dobbiamo andare verso una leadership collettiva, capace di dare forza al carisma collettivo, perché soltanto così saremo meno vulnerabili rispetto alle pressioni esterne che avremo e saranno anche molto forti, e perché così potremo fare anche meno errori. E tutto questo dovrà essere tramutato in una comunicazione virtuosa, la quinta e ultima sfida, una comunicazione efficace, di speranza, perché lo sappiamo bene che l'informazione, e ve lo dico da giornalista, l'informazione è nelle mani del potere più bieco, che manipola le nostre menti grazie ad un sistema di propaganda gestito da pochi soggetti. E allora noi dovremo imparare ad avere una comunicazione di fiducia e di speranza. E per esempio il concetto di sovranità, che spesso viene, come dire, associato a isolamento,
Invece noi dovremmo spiegare che essere un paese sovrano significa liberare l'Italia da una schiavitù, significa migliorare la nostra vita e significa rapportarsi agli altri paesi da una condizione di parità e non più di sudditanza, come è in questo momento storico. Allora, queste sono per me le cinque sfide importanti: visione, radicalità, condivisione, carisma collettivo e comunicazione di fiducia. Per concludere, noi chiediamo come coordinamento che in questo momento di emergenza nazionale vengano bloccate tutte le decisioni che comprometterebbero il futuro del nostro Paese, appunto come la riforma del MES. Abbiamo poi infine tutti noi, tutti, nei prossimi mesi un compito importante: essere la scintilla capace di risvegliare gli italiani che sono sopiti, che sono addormentati, che sono senza speranza, perché tanto le cose non possono cambiare. E invece non è così. Dobbiamo liberarci da questo senso di impotenza e di impossibilità, da questa prigione interiore che è davvero quella più difficile da scardinare, per tornare ad essere grandi come eravamo. Siamo lontani il più possibile da questo psichismo collettivo e trasformiamo la paura in coraggio e in un risveglio. Io chiudo qui questa diretta, ringrazio BioBlu e Pandora TV e tutti quelli che hanno organizzato questa così in fretta e furia questa diretta, e speriamo di poterci rincontrare presto nelle piazze. Grazie, arrivederci a tutti.